Bentornati qua sul canale sulla carriera con il nostro Bari su Football Manager 2023 e il maestro Giampaolo. Allora, la vostra risposta è stata molto positiva riguardo la vicenda di Zefi, quindi andremo a prenderlo, ok? E come si fa? Scusatemi, quindi? Ah, forse dovevo andare avanti? Un attimo, eh. Ok, è arrivato. Accettiamo. Kevin Zefi si unisce al nostro Bari. Anche perché lì sulla sinistra, oltre ad Aranda, non abbiamo esterni. Di conseguenza, è giusto così. E tra l'altro c'è scritto che potrebbe diventare un buon giocatore per la Serie A. Quindi molto bene. Aguilera. Ubaldia fuori per 5 settimane, si inizia col botto, onestamente. Comunque devo dire che l'inizio del campionato è stato più che positivo perché abbiamo vinto due partite su due e ora tocca alla SPAL. L'Udinese vuole Corbo, ma anche no, se posso, guarda, rifiuto più che volentieri. Assolutamente. Allora, a questo punto, la squadra è un po' cotta. Zefi è già arrivato, però Aranda lì è pronto. Quindi Lazetic confermato. E qui ci buttiamo per forza di cose. Vabbè, sono tutti e due stanchi. Benissimo. Vabbè, anche se è un po' stanco, non è un problema grosso. Marcelo è stanco. Ci buttiamo Zanoli. Aguilera purtroppo appunto è infortunato, ci butto Johnson e per il resto direi che ci siamo. SPAL contro Bari. E Orlando cos'è? Ha già giocato? Che ci metto io però? Mi porto Corrado, per forza. Fa diverso. Non è che posso fare diversamente. Allora, contro la SPAL che sta al momento undicesima, io mi auguro che si possa portare a casa una vittoria. Intanto non so cosa stia succedendo, non so perché non sta andando avanti la game capture, si è bloccata. Molto bene, è sempre bello vedere queste cose, sempre molto commovente. Ok, ci siamo, andiamo. Oggi mi aspetto una vittoria. Benissimo, Zanoli subito infortunato. Però dovrebbe poter continuare. Io mi voglio fidare. Speriamo che sia vero. Speriamo che non si faccia ancora più male, perché sarebbe un brutto colpo, onestamente, perdere Zanoli in questo momento della stagione, anche perché c'è molto fondamentale come riserva. E poi è un tuttofare, quindi è meraviglioso, è meraviglioso. Allora, io non so quanto sia forte la SPAL, onestamente, eh. Se non erro era in Serie C, se non erro. Non so se poi l'anno scorso era già in Serie B, non ne ho idea. Ripartiamo con Iliev. Buona la palla. Alayar. La passa Tanoli che sembra essersi ripreso molto bene. Beka Beka. Con calma. Bravissimi. Bella. Iliev. Bari in vantaggio. Ma forse c'è un fuorigioco. Non mi sembrava. Onestamente, e invece sì, e invece purtroppo il fuorigioco è confermato. Sì, era abbastanza evidente in realtà. Così in presa diretta non me ne ero reso conto, ma sì, devo dire che fuorigioco c'era, purtroppo. Però siamo partiti benino, dai. A parte che ci stanno massacrando in realtà nelle statistiche. Ci stanno abbastanza massacrando. 5 tiri a 0, non riusciamo a essere offensivi quest'oggi, non riusciamo a offendere l'avversario. 0 tiri in porta comunque è da un po' che non lo vedevo, onestamente, nel primo tempo. Ce la faremo? Beka Beka per Aranda, che deve riprendersi perché l'anno scorso veramente stendiamo un velo pietoso. Ecco, diciamo che questo non è il modo per riprendersi al meglio. Aranda, buonissima la palla per Iliev, che però non riesce a buttarla dentro.
Mannaggia tutto, mannaggia, era buonissima, era veramente buonissima. Ancora Randa, fa un buon cross, ma Lazetic purtroppo non riesce ad arrivarci. Allora, primo tempo. Primo tempo, amareggiato. Si può fare di più e si deve fare di più, assolutamente. Zanoli, migliore in campo insieme ad Randa, 7 e 7.2. Molto bene Zanoli che si è ripreso alla grande a questo punto. Bravo Randa, bravo Randa, ottimo recupero palla. Lazetic, Lazetic, Marco Lazetic, assist di Oscar Randa che recupera un pallone veramente molto velenoso. E siamo avanti, e siamo avanti. Benissimo, bravi ragazzi, ci siamo un po' ripresi dopo un primo tempo un po' anonimo, un po' assente, un po' atipico per i nostri standard di quest'anno, come dovrebbero essere per la squadra che abbiamo. Alayar, ancora Lazetic che ci prova. O comunque Lazetic sta in forma straripante, però è anche vero che è molto stanco, quindi io vorrei cambiarlo onestamente. E non ho nessuno perché purtroppo si è messi un po' così così, quindi Luis Guglielme. Oppure potremmo mettere Randa, ora che ci penso, e provare sull'esterno il nuovo acquisto, che non so dove sia. Dov'è Zefi? Scusate, non l'ho messo? Non me lo son portato? Meraviglioso, era quello che non volevo sentire. Vabbè, come non detto. No, no, no. Un secondo. Ma porca miseria, mi confondo. No, aiuto. Ce la posso fa? Ci buttiamo Johnson su quella fascia. E per il resto c'è anche Martel che è molto stanco. Mettiamo Schmidt e c'è anche Sala che è molto stanco. Mettiamo Corrado a questo punto. Abbiamo fatto 4 cambi. Ne abbiamo un quinto e potremo sfruttarlo. Chi è che sta giocando peggio? Iliev non sta giocando benissimo. Potremmo sfruttarlo con Jovic, che lo proviamo un attimo. Sono curioso di vedere questo ragazzo che sembra essere molto promettente. Corrado, se la fa tutta? Se la fa tutta. Randa, buono il passaggio ma non troppo. Corrado, la tenta il tiro basso, potente, ma purtroppo la palla va fuori e non ci regala gioie. Peccato, peccato. Sembrava poter dare più potenza, cioè più potenza, più pericolosità questo tiro, e invece purtroppo no. Diciamo che un 1-0 non mi rende molto tranquillo, dirla tutta, non sono proprio tranquillo, però voglio credere che si possa portare a casa. Si può portare a casa, per favore? Comunque la SPAL ci ha dominati, ha un X gol di 2. Meriterebbero il pareggio, onestamente. Che fortuna. Però ribadisco, loro meriterebbero il pareggio per quello che hanno creato. Però ogni tanto la fortuna passa anche. Ma c'era... Ma Jovic, c'era il portiere altissimo, perché non hai tirato? Avete visto? C'era il portiere a metà campo. Cosa ha fatto? La stoppata e ha aspettato. Che t'aspetti, Jovic? Che t'aspetti? Mannaggia, vabbè. Vittoria importantissima. Contento, però abbiamo giocato male. Onestamente, non è stata una vittoria molto lucida. Ma come infortunato Zanoli? Ma se la giocava tutta tranquillamente, era migliore in campo. 5 settimane poi. Non c'ha senso questa cosa. Se stava così male, usciva prima, no? Non sto capendo. Onestamente, non sto capendo. Direi che questo non ci interessa più, questo Deris. Tra l'altro calciomercato concluso con l'acquisto di Zefi, ovviamente. Davvero infortunato, non me l'aspettavo. Perché proprio... Cioè... Boh. Sembrava che... Ma... No, Mele rimane qua. Mele rimane qua che mi serve. Assolutamente mi serve, ragazzi, non scherziamo. La prossima sarà contro il Feral Pisalò, che sta 14esimo. No, Oliva non si tocca.
Non si tocca Oliva. Ferri. Ferri in prestito. Ecco, Ferri in prestito potrebbe piacermi come cosa. Potrebbe piacermi, però la percentuale ingaggio andrei un po' a migliorarla. Dai, ma parliamone almeno, ma parliamone. Ma santo cielo. Ma cos'è? Aranda no. In prestito, poi che cavolo va a fare in prestito? Oliva no. Oliva, ti ho detto di no. Quanto vale Oliva? Che ha una clausola di 3 e 2. E non vorrei perderlo, onestamente. Contratto. Quanto costa Oliva? 2 milioni. Ehi, insomma. Insomma. Va bene, calciomercato chiuso. Siamo quelli che hanno speso di più. Quindi direi in Serie B, ovviamente. Direi che abbiamo fatto un mercato molto intelligente, secondo me, molto ben fatto e sono contento. Allora, Jovic ha migliorato il temperamento, gestisce meglio la pressione delle aspettative, però è più polemico. È più polemico il buon Jovic. Ok, Lazetic conquista il premio giocatore dell'anno per i tifosi di agosto. In che senso, scusate? Giocatore dell'anno agosto. Ma agosto è un mese, non è 12 mesi. C'è qualcosa che non va. Vabbè, facciamo finta che sia il giocatore per agosto. Comunque, Lazetic che ci dedica il premio. Comunque, gran bel giocatore, eh. Vi devo dire che sta dimostrando che in Serie B può essere molto importante. Voto 7. Brazao è entusiasta, Jovic coinvolto e anche Zanoli. Molto bene. Schmidt, due reti e un assist in nazionale. Però, non male. Colombo è tornato, però sarà dura. Sarà dura farlo giocare con un Lazetic così, onestamente. E Lazetic è stato richiamato per rimpiazzare Mitrovic, addirittura. Martin è infortunato per circa una settimana. Dovrebbe tornare per la partita contro il Feralpi Salò. Pure Johnson si fa male in nazionale. Le nazionali, ragazzi, cioè, ci distruggono i giocatori comunque. Cioè, è imbarazzante. È veramente imbarazzante. Va bene che ci vanno, però, porca miseria. Cioè, tornano sempre che sono tutti rotti. Non si può andare avanti così. Veramente, cioè. Dai. Veramente, dai. Iliev, tre reti. Però. Però, giocatore Iliev, veramente forte, eh. Veramente forte. L'abbiamo preso e abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto bene, assolutamente. Assolutamente, ne valeva la pena. Manca sempre meno alla partita. Vabbè, togli dalla lista, onestamente. Togliamo dalla lista Antonio Oliva, due assist. Bravo Oliva. Bravissimo. Valls è tornato. Il nostro iraniano ha segnato, però da noi non sta facendo tanto bene, eh. Cioè, non gioca male, però onestamente mi aspettavo molto di più da lui, molto di più. Samuel Tommasini. È molto determinato, quello sì, però al momento è ancora abbastanza scarso come statistiche. Speriamo che possa crescere grazie a questa determinazione che ha. Che cavolo è questo? Juan? No, Juan Samaniego. Porca miseria. Porca miseria, questo è forte, eh. Questo è forte, vero? Questo è forte, vero? Ma questo è forte, vero? E facciamo così. Ok, allora. Vabbè, dai, ci può stare. È veramente forte quel ragazzo lì, eh. Un incontrista con un futuro molto roseo. Tra l'altro, contattato da Juventus, Madrid, Atletico Madrid, Barcellona. Fa capire tante cose. Altri giocatori che possono essere interessanti. Al momento no, al momento no. Formazione, allora,
Allora, Lazetic non si discute, Aranda nemmeno, Zanoli purtroppo infortunato, mettiamo Marcelo giustamente, Mele, Corbo, Brazzao. E Zanoli va via. Ci portiamo Kevin, ok. E al posto Colombo, come sta messo? È ancora un po' fuori forma. No, non rischiamo. Orlando, posso metterlo? Ok. Andiamo contro la Feral Pisalò. Partita in teoria sulla carta abbordabile, ma sappiamo bene che non è mai abbordabile una partita su FM. Non è mai abbordabile, anzi, può sempre nascondere delle insidie, quindi bisogna stare attenti in tutti i casi. Vediamo se l'Azeti si conferma con questo stato di forma incredibile. Mi auguro di sì, anche se purtroppo se continua così toglierà spazio a Colombo e un po' mi dispiace, però deve giocare chi gioca bene, ragazzi, cioè chi segna deve giocare, non c'è niente da fare, non è che si può far finta di nulla, onestamente. Aranda, bravissimi, con calma, giochiamo bene, bravo Sala, Aranda, becca, l'iraniano ha segnato la prima rete stagionale, finalmente, l'aspettavamo tanto questo gol, ed è arrivato finalmente, veramente bene, molto bene, assist di becca che si conferma un ottimo assist man, cioè un giocatore che fa un sacco di assist. Sala, vabbè, ancora Sala per Iliev, 2-0, seconda rete stagionale per Iliev, che ha fatto un tiro impressionante, ma veramente impressionante. Ragazzi, quest'anno ce la mangiamo la Serie B, se continuiamo così, onestamente. Stiamo giocando un calcio champagne. Marcelo, no, Iliev se l'è mangiato. Cosa fa il portiere? Si è teletrasportato. bellissimo. Sala, buona, vabbè, dai, Corbo, ora Marcelo, bellissima per Lazetic, però che succede? L'arbitro indica il dischetto, colpo di mano di un giocatore della Feral Pisalò, ma non capiamo chi, che è successo, quindi che si fa? Rigore concesso, ebbene sì, rigore concesso, chi batte? Lazetic, ovviamente, è quello designato, sarebbe una truffa non farglielo battere. Vai Lazetic! Tira un rigore magistrale, il portiere l'aveva anche intuito, però era talmente angolato che non è riuscito veramente a farci nulla. Ammazza, ho fatto un tiro impressionante, rigore è perfetto, rigore è veramente perfetto. Questa squadra, ragazzi, mi sta facendo sognare, ma veramente tanto, una squadra veramente completa, sono fiero per il momento di questi ragazzi. Becca, un bellissimo passaggio, ecco. Attenzione alla Feral Pisalò che vuole provarci e niente. 3-1. Diciamo che cercano un po' di riaprirla in un qualche modo. Aranda, lo schema? Traversa? Non so di chi, non ho visto, cioè... Non ho visto di chi è la traversa, però... Vabbè, comunque, primo tempo, contento, peccato per il gol preso, ma vabbè, l'importante è, come dico sempre, l'importante è vincere, e per il momento ci stiamo riuscendo, però dobbiamo stare attenti, ok? Perché stiamo rischiando un pochettino, stiamo concedendo un po' troppo e questa cosa non mi va tanto bene. Non mi va tanto bene, onestamente. Dobbiamo migliorare su questo.
Allora, 80esimo, nessuno è stanco al momento, quindi non farei cambi. A parte l'iraniano che è un po' schino stanco, buttiamo dentro Johnson, che come sempre è un gran bel giocatore. Anche Ilie è un po' stanco, c'è Cortinovis lì pronto per entrare e basta, al momento basta. Ludiamo un po' la squadra e stiamo facendo una bella partita, devo dire. Marcelo, buonissimo. Lazetic, no, l'ha presa, la parata. Incredibilmente la parata, incredibilmente. Aranda tenta il calcio d'angolo. Calcio d'angolo un po' rivedibile. Aranda. Marcelo! Che gol ha fatto Marcelo? Che gol ha fatto Marcelo, ragazzi? Ha fatto un gol clamoroso. Così, stop, tiro, tiro. Imprendibile. Oh. Ragazzi, ma che bella squadra, ma che bella squadra. Abbiamo ancora tre cambi da poter fare, però boh, non so, adesso c'è Corrado che lo possiamo mettere. Facciamo giocare un po' nessuno. Mettiamo un po' Zefi che vorrei farlo esordire. Ok, dai. Ultimo cambio, riposa un po' Martel e entra Schmidt. E si può fare così, si può fare così. 21 tiri a 5, direi che l'abbiamo giustamente dominata la partita. Il lungo e il largo. Molto bene, buon recupero palla di Corbo. Ma Schmidt è già ammonito o l'ho visto male io? Sarebbe un po' grave, appena entrato. Come cavolo ha fatto a farsi ammonire? Corrado. Corrado tenta. Fino in fondo, Corrado tenta il cross. Lazetic, che giocatore, ma che giocatore Lazetic. Doppietta. Quest'anno non lo ferma nessuno, non lo ferma nessuno, ragazzi. Onestamente non lo ferma nessuno. 5-1, raga, cioè dominata. Corrado, la traversa di Corrado vibra ancora. Che capolavoro questa squadra. Peccato. 5-1. Non me lo sarei mai aspettato. Ah, Cortinovis. Sto stop però no, eh. Veramente bruttino, onestamente. Veramente bruttino. Attenzione alla Ferrari Salò che vuole reagire. Anche se ormai è scritta la partita. Becca il palo. Ok, altra vittoria, campionato che sta andando alla grande, non conosciamo la parola sconfitta al momento, o pareggio, tutte vittorie, siamo primi con Cosenza che anche loro non stanno facendo male, anzi le stanno vincendo tutte, e potrebbe essere la nostra rivale più insidiosa, onestamente. Zefi debutta, ok, Lazetic in evidenza, sta a fare una stagione... Lazetic che definire meravigliosa è dir poco. Quanti gol ha fatto al momento? 3 presenze, 7 gol. 3 presenze, 7 gol. Davvero? Ok. 3 presenze, 7 gol è tantissimo. Ma è tantissimo. Porca miseria. È veramente tanto. Non pensavo 7 gol. Non... No, piede rotto, Brambilla. Brambilla, ma porca miseria, ma porca miseria. Che sfiga che abbiamo comunque noi, eh. Mamma mia. Squale espulso, questo rotto, perfetto. Mi sembra un'ottima cosa. Veramente. Stendardo, acquisto di qualità per il futuro, però non ha nessun interesse per trasferirsi, quindi sta bene dove sta, ecco. Onestamente sta bene dove sta. Questo è il mood con cui dovrebbe venire, guarda,
Va bene così, eh. Grazie per tutto, ma Rodrigo Pinheiro costa troppo. No, Lazetici infortunato. Cosa? 2 o 3 giorni. Ma riesce a tornare? Anche Mele. Porca miseria. Ma ce la fa a tornare per la prossima partita? Mo sono in pensiero. Non penso che torni, Lazetic. Onestamente, no, no, è abile. È abile. Può giocare. Può giocare Lazetic. Allora fermi tutti. Però a me quel più lì non è che mi ispiri tanto, onestamente. Raga, oggi Colombo in via precauzionale perché non vorrei rischiare che si complichi l'infortunio. No, metto Schmidt, Canestrelli, tu non hai capito niente, non so, te ti proponi ogni volta di giocare, ma non hai capito nulla. Non giocherai più, non giocherai mai più in questa squadra. Non toccherai più palla. Cioè, non so se hai capito cosa intendo, te non giochi, basta. Tu non giochi. Oggi Lazio dice fuori. Tengo fuori perché per sicurezza non voglio troppo rischiarlo perché non si sa mai, eh. Ci manca solo che mi si rompe del tutto e poi io veramente ho finito quest'anno. No, a parte gli scherzi, ho sempre Colombo, però come sta Lazetic non voglio rischiarlo, non voglio assolutamente. Allora, contro il Pisa che sta decimo in classifica, beh, sulla carta si può fare. Cioè, in realtà quest'anno noi in campionato non siamo inferiori a nessuno, onestamente, eh. Cioè, siamo veramente forse i più forti del campionato, credo. Bravissimi, bravissimi. Seconda rete per il nostro giocatore iraniano Alayar in due presenze oggi di fila. Aranda è leggermente infortunato. Metti Zefi, per favore. Grazie. Metti Zefi, occasione per Zefi, eh. Per farsi vedere, per dimostrare qualcosa. È la tua occasione, non puoi sbagliare, non puoi sbagliare. E fu così che si fece buttare fuori. No, mi auguro di no, ma la sfortuna che ho potrebbe pure capitare. Non mi sorprenderei. Calcio d'angolo, Sala. No, di pochissimo. Di pochissimo Schmidt. Era buono, era buono. Era molto buono. Era molto buono. Bravissimi ragazzi. Colombo. No, Colombo. Ma come hai fatto a sbagliare, Colombo? Vabbè. Concediamogli il fatto che è appena tornato dall'infortunio, dai. Contento. Comunque bella palla di Alayar, eh? Bellissima. Tra l'altro ho visto che il Pisa ha ancora in porta Adamonis, ancora da quel giorno che l'abbiamo venduto, ancora lì. Cioè il Pisa vu si vuole molto male, secondo me. Cioè, non ha amor proprio. Pensare di andare in Serie A con Adamonis è pura fantasia. Bravo Zefi, che recupero palla perfetto. Colombo, va da solo. Per chi? Vabbè, siamo ancora lì. Zefi! E vabbè. Cosa? Che è successo? Scusate. Dov'era il fallo? Ma cosa? Cioè, gli ha fatto. Vabbè, il pezzo da 90 si è preso pure un rigore. Zefi, eroe nazionale. Zefi, eroe. No, gli ha fatto la rabona e poi si è. No, vabbè. Bravo Colombo! Bravo Colombo! Tanta cattiveria in questo gol! Tanta, tanta cattiveria! Veramente, vuole riprendersi il posto da titolare e lo sta dimostrando quest'oggi. Perché non sta giocando male, a parte quel gol sbagliato, però. Si è fatto perdonare. Si è fatto perdonare, devo dire che. Bene così, bene così. Schmidt, per Beka Beka. Bravi ragazzi. No, ma cos'è? Marcelo? Marcelo? Che cavolo è? Attenzione a Pisa. Attenzione a Pisa che sta attaccando con molta determinazione.
Forse è fuori il gioco, eh. Ho un dubbio, onestamente. Gol annullato. Ebbene sì, avevo questo dubbio perché mi sembrava un po' in là, però. Però non si è mai sicuri. Ovviamente. Comunque, a parte tutto, la squadra è veramente in forma straripante. Giocatori che si stancano poco. Gran bella cosa. Allora, Ilie. Proviamo Pagano. Dai, proviamo Pagano. Poi. Ma perché ogni volta faccio questa cosa? Johnson. Sale stanco. Ci buttiamo Corrado. Pure Martell è stanco. Mettiamo questa volta Oliva. Anche perché Schmidt è in difesa. E non possiamo fare diversamente. Colombo per oggi va bene così. Mettiamo Luis Guglielme. E ho finito i cambi in realtà, quindi non posso farlo. Benissimo, benissimo. Come non detto, mi hanno rovinato il momento del cambio. Vabbè, Colombo se la farà tutta, tanto ormai è finita. Mancano pochi minuti, quindi penso che possa resistere tranquillamente. Ecco. Pagano calcerà il calcio d'angolo. Il buon Pagano. No, Corbo per poco non ha segnato il 3-0 che avrebbe veramente chiuso i giochi, anche se ormai 91esimo direi che è andata bene, è andata così, dai. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Altra partita vinta. Stiamo avendo un buon rullino di marcia, onestamente. Le vinciamo tutte. Ecco, Cosenza ha perso, Perugia secondo. Siamo a più 2 dal Perugia. Ok, Aranda è infortunato 5-6 giorni, Pagano debutta. Bravo Pagano. Pagano che può essere un giocatore che per il futuro potrebbe essere intrigante, eh. Bisogna vedere come si sviluppa. Onestamente. Luca Zanella. Perché non è possibile acquistarlo, scusate? Non posso. Costa troppo, raga. Ma quanto è forte poi, però? Quanto è forte questo? Quanto cavolo è forte questo Luca Zanella? Ah, abbiamo già la sfida contro il Perugia. Allora, Samaniego arriva. E secondo me è un acquisto. Meraviglioso, meraviglioso. Onestamente, sto ragazzo sembra essere molto, molto forte. Molto, molto forte. E infatti, voto 8. Ha il potenziale per diventare un giocatore fondamentale per la società. Va bene, abbiamo perso purtroppo. Nell'under 21. No, under 18. Com'è che era? Seconda squadra, Bari riserve. Che sto di? Che sto addio? Niente, sto. Sono praticamente andato. E la stanchezza, la stanchezza. Vabbè, dai, va bene. Allora, io raga mi fermo qui per il momento. Voglio fare video un po' più corti, onestamente. Comunque, migliore giocatore per il momento della stagione, Lazetic a mani basse. Però ora vi chiedo una cosa. Ma secondo voi, la prossima contro il Perugia, chi dovrebbe giocarla? Perché comunque Colombo ha fatto gol. Lazetic, l'ultima, ha fatto gol, che ha giocato. Che faccio? Che faccio? Che faccio? Ragazzi, vi ringrazio e ci becchiamo alla prossima. Ciao.